So che se hai aperto questo video vuol dire che anche tu hai i capelli corti e non hai idea di come farli mossi. Perché vieni effetto Maria Antonietta o effetto Barboncino? Beh, questo video è proprio per te. Ti mostrerò come fare con una semplice piastra ad avere dei capelli mossi molto molto naturali, soprattutto se hai capelli corti come i miei. Mi raccomando, prima però lascia un like, iscriviti al canale e se non l'hai ancora fatto attiva la campanellina per non perderti tutti i prossimi video. E ora, sigla! Direi quindi che possiamo iniziare subito. Utilizzo una semplicissima piastra, questa qui è di GHD, ma una piastra semplicissima, quella per capirci, per lisciare i capelli va benissimo. Nel frattempo vado a mettere un po' di spray protettore, va benissimo qualsiasi spray, l'importante è appunto utilizzarlo. E con un semplice elastico vado a dividere i capelli in diverse sezioni. Questa è la prima sezione che vado a prendere. Il metodo che io utilizzo è sempre lo stesso, solo che ovviamente con i capelli corti è un po' più difficile, ma ora vedete. Vado a prendere una ciocca, tiro e giro e tiro verso il basso. Come vedete viene fuori questo mini boccolo che dopo ovviamente andrà a scendere, eccetera. E procedo così per tutti i capelli. Volete che i vostri capelli vengano troppo abboccolati, visto che comunque abbiamo anche i capelli corti e rischieremo di sembrare Maria Antonietta o un barboncino, vedete voi. Vi consiglio di questa prima parte, che è quella anche con i capelli più corti sostanzialmente, di fare onde molto molto morbide, anzi andare a prendere ciocche più grandi, quindi non abboccolateli troppo, soprattutto in questa prima parte. Andiamo a prendere ora la seconda sezione e voilà! Riprendiamo la nostra piastra e andiamo a rifare quello che vi ho spiegato prima, quindi prendo una ciocca, tiro, giro e vado giù, molto molto semplicemente, ed ecco qui il boccoletto. Faccio la stessa cosa in tutte le altre ciocche. È proprio un metodo per fare quei capelli mossi, ma molto molto naturali, appunto perché non siano troppo boccolosi. Vi avevo registrato un video molto molto simile, praticamente con la stessa tecnica, solo che era per capelli medio lunghi, e ve lo lascio qui nelle schede nel caso ve lo siate perso. Questo qui invece è un video incentrato un po' più sui capelli corti, perché soprattutto su TikTok me l'avete chiesto in tantissime. Da quando ho tagliato via tutti i capelli mi avete chiesto appunto come riuscissi a farli mossi, ma un mosso naturale. Quindi eccomi qui a spiegarvelo assolutamente. E procedo sempre, sempre, sempre con la stessa tecnica. Eccoci qui, ultima sezione di capelli e poi abbiamo finito, quindi è un passaggio molto molto semplice, ci mettete davvero tipo 5 minuti e siete pronte. Proseguiamo con l'ultima parte. Vi faccio anche rivedere il procedimento. Prendo una ciocca, questa qui è già molto più lunga delle ciocche che avevamo nella prima sezione, quindi tiro, giro e tiro verso il basso e voilà! Come vedete, questa tecnica dà un effetto molto molto morbido ed è proprio l'effetto che piace a noi e che noi oggi vogliamo. Ci mancano solo i due ciuffi davanti. Prendete la ciocca e fate il metodo che vi ho appena insegnato, quindi così. Ed eccoci qui. Questi sono i capelli finiti.
Io alla fine faccio sempre questo movimento, quindi vado assolutamente ad aprire questi mini boccoletti che abbiamo appena creato e lascio comunque che scendano un pochino, ma già questo comunque è un ottimo risultato. Dopodiché, a seconda del vostro tipo di capello, potete andare a scegliere se mettere la lacca oppure no. Questo video finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi è stato utile, se volete comunque altri tutorial per quanto riguarda i capelli, visto che ora li ho super corti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo molto presto con un nuovissimo video. Ciao!